avuto il piacere a salutarvi. So che, non so se voi siete stati anche a Roma, no? Quindi c'era Alessandro con voi, il nostro collega. Come va? Sempre bene. Subito il colpo letale a quella che era la componente precaria. Si parla di 40-50.000 unità su tutto il territorio che svolgevano soccorso tecnico urgente, senza un vero processo di stabilizzazione. E questo comunque ha destabilizzato il servizio di soccorso sul territorio. In più abbiamo una situazione cronica sull'età media dei vigili del fuoco che ormai si avvicina ai 50 anni e in più i numeri sono risibili. In tutto questo ci sono proprio le cose che aiutano comunque a mettere sempre in difficoltà chi opera sul territorio, perché abbiamo delle visite mediche con dei parametri di un ragazzo di 25 anni. Quindi chi svolge servizio di soccorso dopo 25-30 anni che svolge questo servizio sul terreno, sulla base che fa i turni, si trova poi a 55-56 anni, oltre alla beffa del blocco del turnover, anche messo da parte con 300-400 euro in meno. Quindi proprio siamo al minimo della comprensione da parte di chi ci governa, della nostra amministrazione, che è completamente allineata a quello che sono le volontà politiche. Tra l'altro voi avete questa situazione ambigua, no? Nell'amministrazione, nel senso nella catena di comando, e questo contribuisce ancora di più a non riuscire mai a rivendicare un diritto vero in questo settore. Io ho avuto modo di avere rapporti con i vostri colleghi di Napoli, soprattutto la provincia di Napoli, tra discontinui e permanenti, però sostanzialmente quello che mi dicevano tutti è comunque il problema più grande è il fatto che non c'è una testa, una vera testa che dirige questo corpo e nel senso riesce anche a portarlo avanti in una maniera virtuosa, perché poi vi spaccate la schiena, all'altra parte c'è una continua somministrazione di persone che vengono prese, poi vengono scaricate, poi vengono riprese, poi vengono scaricate. E questo non contribuisce alla serenità del corpo e all'efficienza del corpo, al di là delle professionalità che sicuramente saranno ottime nell'uno e nell'altro caso. E dall'altra parte non c'è un trattamento retributivo, diciamo dal punto di vista della retribuzione, un trattamento economico uguale a quello delle altre forze dell'ordine. Voi di fatto non siete nelle forze dell'ordine, forze armate, ma in sostanza lo siete. Questo è un problema che colpisce secondo l'Unione Sindacale di base, sì. E noi non ci sentiamo appartenenti a quello, certo, che è la collocazione che hanno voluto di forza o no metterci. Noi in realtà, certo, ci sentiamo comunque nella protezione civile e questa, perfetto, duplice figura non dà un servizio efficiente al cittadino, mette in confusione quotidianamente nei grandi eventi il servizio di soccorso con una figura che in realtà dovrebbe essere unica. Cioè, noi crediamo che i vigili del fuoco debbano essere all'interno della protezione civile perché questo è il loro posto. Perfetto, e allo stesso tempo però nella protezione civile arrivano un mucchio di finanziamenti, certo, mentre da voi girate. Noi abbiamo 160 prefetti e di fatto lo Stato ha, permettetemi il termine, scaricato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La Prevenzione dei Vigili del Fuoco ha bisogno di tecnici del soccorso, in quello siamo i primi. La prevenzione incendi c'è stata sottratta durante il governo Maroni e di fatto legalizzata. Gli effetti di questa liberalizzazione della prevenzione incendi, come al solito il governo fa sempre qualcosa che non si vede nell'immediato, ma gli effetti si vedranno poi a lungo termine quando veramente nelle ditte ad alto rischio la prevenzione incendi dello Stato non esiste più. Certo. Quindi voi siete dell'idea, perché io so che ci sono un paio di correnti di pensiero nella collocazione del Corpo dei Vigili del Fuoco all'interno delle nostre forze di soccorso, difesa e sicurezza. Voi siete dell'idea che non debbano entrare nelle forze di sicurezza? Noi non facciamo ordine pubblico. Non fate ordine pubblico? Questo penso che sia... Certo. Io penso che in queste cose bisognerebbe chiedere ai cittadini. Sì, ai cittadini. Il cittadino è sovrano, dovrebbe essere in teoria sovrano in un paese democratico, e chiedere al cittadino dove deve essere la collocazione dei vigili del fuoco. Quotidianamente veniamo chiamati in servizi coatti con le forze dell'ordine dove la nostra figura inizia ad essere un pochettino trasformata, e questo noi non lo accettiamo, noi facciamo un altro tipo di servizio al cittadino. Assolutamente. E quello lo vogliamo fare nella maniera migliore che si può fare. E se oggi ci sono i risultati, deve sapere comunque,
appartenenze politiche al governo che vengono fatti soprattutto per la buona volontà di chi subisce turni massacranti, perché durante i grandi eventi ci sono stati turni di gente che ha lavorato per più di 25 ore consecutive. Anche proprio durante l'alluvione. Durante l'alluvione, perché nessuno ci sottrae. Purtroppo è questo che non ha fatto progredire il Corpo Nazionale, soprattutto la base non ha mai avuto una reazione violenta nei confronti della cittadinanza, perché poi alla fine moralmente noi ci sentiamo sempre pronti a quello che è la richiesta dei cittadini, certo. E dimentichiamo invece quelli che sono i diritti di un lavoratore, a partire dal blocco del turnover, a partire da una retribuzione che comunque deve essere al centro di quello che di chi svolge un servizio che mette a rischio la propria vita. E comunque contrastiamo in pieno quello che è stato il pompiere usa e getta, cioè questo significato aberrante del pompiere usa e getta è quello che ha messo in atto il governo e la nostra amministrazione, che ha scaricato 40.000 famiglie in mezzo di una strada senza un processo di stabilizzazione e con la beffa anche di non poter subentrare nelle protezioni della disoccupazione, perché hanno diminuito anche i giorni di richiamo. Io penso che più di questo non so cosa direi, se dobbiamo mettere praticamente il lavoratore in mezzo a una strada e passarci sopra con una macchina. Questo è l'atto finale. Ma voi a che punto siete riusciti ad aprire un dialogo col Ministero? Allora, noi mercoledì abbiamo chiesto con forza un incontro col Ministro Alfano. Le porte purtroppo sono chiuse, sono blindate, soprattutto quando sanno che di risposte non ne vogliono dare. E durante la manifestazione di mercoledì abbiamo avuto un incontro, l'ennesimo incontro con Di Battista, sì, che si è preso carico di presentare il disegno di legge sulla stabilizzazione, la proposta del disegno di legge sulla stabilizzazione, però devo dire che ci siamo mossi anche su altre forze politiche che in seconda battuta, dopo il Movimento 5 Stelle, stanno aprendo un certo tipo di concetto sulla stabilizzazione, sì, dei precari. Ma perché penso che comunque non ci debba, su certi argomenti non ci deve essere né colore e né appartenenza politica. Certe cose devono essere coese comunque con tutte le forze politiche, perché dovrebbero in teoria rappresentare i cittadini. Il problema è l'idea di paese che si vuole creare, anche l'idea di soccorso, l'idea di sicurezza che si vuole creare, perché se si continua a pensare che questo è un salvadanaio da cui prendere soldi e non un settore da sviluppare, non dal punto di vista dell'investimento, perché qui non c'è da fare un investimento di ritorno in termini economici, c'è un investimento verso la sicurezza e il soccorso del cittadino. Il problema è che noi ci ritroviamo molto spesso ad avere dall'altra parte un interlocutore di maggioranza che qui prende, non dà, in questo settore. In genere, e non voglio equiparare i due settori, ma in genere le forze di sicurezza fa la stessa cosa, nel senso forze dell'ordine, polizia, ma in generale anche sul vostro settore c'è sempre stato questo atteggiamento. Allora il discorso è sulla stabilizzazione. È chiaro, se si vuole potenziare l'organico dei vigili del fuoco, le prime persone da stabilizzare sono quelli là che sono i cosiddetti che hanno lavorato come precari a chiamata e quindi venivano e andavano via. Il problema è la volontà politica di fare questo, ed è quello verso cui dobbiamo spingere con un po' di pressione sociale. Mi fa piacere che Alessandro si sia preso già un impegno, ritenetemi anche a disposizione dal punto di vista di quello che possiamo fare, anche per cercare di aprire un tavolo al Ministero su questo. Ovviamente serve una legge anche per fare proprio un percorso di stabilizzazione, però quello che io trovo principalmente problematico è la volontà politica di dire questo è un settore da sviluppare e da ampliare, perché finché non sarà questa la volontà continueranno appunto a prendere, poi cominceranno a prendere altri precari, poi continueranno a prendere altri precari, poi magari cominceranno a mettere mano proprio all'intero sistema come hanno fatto già in parte. E poi questa cosa della protezione civile va risolta, nel senso c'è questa ambiguità per la quale molti vostri colleghi, poi non voglio fare la guerra tra i poveri, ma molti vostri colleghi mi dicono lì ci sono i mezzi nuovi, magari utilizzati pochissimo, e da voi c'è pochissimo. Allora, io non so se sapete cosa è il riordino e gli effetti devastanti che produrrà sul servizio di soccorso tecnico urgente. Il riordino praticamente ha chiuso qualsiasi tipo di trattativa sui numeri sul territorio, sì, nazionale dei Vigili del Fuoco. Io dico questo, la produttività del soccorso non esiste. È un concetto che non deve esistere. Allora, siamo tutti pronti quando c'è da chiedere ai cittadini le tasse, eccetera, della comunità europea, i tagli da tutte le parti.
Però la comunità europea dice un pompiere ogni 1500 abitanti. In Italia ce ne sono uno ogni 15.000 di media. La produttività vitale di soccorso cosa vuol dire? Che se quest'anno abbiamo avuto 3 alluvioni a Genova, il prossimo anno abbiamo tutti gli distaccamenti aperti. Se non abbiamo 3 alluvioni a Genova diventiamo cittadini di serie B e in un'altra regione dove è successo un terremoto diventano cittadini di serie A. Io penso che veramente non si può accettare un concetto del genere. Questo è il punto. E come dicevi tu, quello che dicevo io, l'atteggiamento non deve essere quello di investire come se fosse una questione economica di ritorno. Qui si tratta di mettere risorse per sviluppare un settore e garantire sicurezza, soprattutto poi in un paese come il nostro, dove abbiamo 10.000 problemi che non sono i problemi. Forse dovremmo avere anche una media un po' più alta rispetto agli altri paesi europei e quello che ci chiede l'Europa, per come è fatto il nostro territorio, ma anche per i problemi legati alla nostra edilizia, al nostro settore, al nostro patrimonio boschivo e così via. Su questo appunto, secondo me la cosa migliore, voi state facendo una battaglia, infatti anche la manifestazione a Roma comunque è stata sentita in Parlamento, per quello che so io, è stata sentita e ha fatto rumore. Adesso si tratta di andare avanti in quella direzione, insomma, diteci anche voi come, in che direzione vogliamo viaggiare, noi ci siamo, insomma, ma in un'ottica, come dicevi tu, cercare di coinvolgere il più forze politiche possibili, sperando che tra queste forze politiche ci sia anche la maggioranza, perché noi dobbiamo arrivare alla prova dei numeri in questa cosa, e vale per il Ministero e vale per la maggioranza parlamentare, perché altrimenti non c'è bisogno neanche, se c'è la volontà non c'è bisogno neanche di un disegno di legge, ci ritroveremo a breve a fare, sicuramente ad affrontare dei decreti e lì dentro si può mettere benissimo un emendamento che vi riguarda e comincia appunto ad implementare il Corpo dei Vigili del Fuoco e non a tagliarlo. Perché attualmente tra riordino, ma questo vale per esempio anche, stanno smantellando la polizia postale, adesso prendono il corpo forestale dello Stato, altri problemi, cioè oggi c'è un atteggiamento proprio di investimento economico di quello più becero, speculativo nei confronti dei nostri corpi di sicurezza. Il contrario è quello che stavate dicendo voi e quello che ci diciamo da sempre. Proviamoci, voi adesso siete qui come, cioè siete in presidio oggi? Noi siamo venuti, no, abbiamo fatto già ieri una trasmissione in diretta su Domanda Rai 3, dove abbiamo espresso tutte quelle che sono le nostre esperienze, 2 minuti e mezzo, ma abbiamo cercato di dare il massimo che potevamo dare. Noi non abbassiamo comunque il livello di guardia, la nostra organizzazione sindacale agisce su voi politici e sulla cittadinanza, anzi se posso permettermi sulla cittadinanza e su voi politici, perché questa è la chiave di risoluzione del paese. Sono i cittadini che adesso devono iniziare un po' a pensare a smettere di delegare qualcuno, devono entrare in campo anche loro, perché il problema nostro è il problema di domani del cittadino che chiama e che non trova una risposta adeguata. Certo, e tra la cittadinanza state trovando una risposta in questo periodo? Io devo dire la verità che secondo il mio umile punto di vista come sindacalista devo dire che il vento sta cambiando, perché quando la sofferenza inizia a diventare alta e quando comunque il cittadino inizia a vedersi sottratti servizi che prima erano in ordine di età e adesso non possiamo più aspettare, inizia a farsi qualche domanda. In prima battuta la reazione è di prendersela coi pompieri, ma poi dopo questo processo, tra la temporizzazione, è un percorso in cui si vanno a ricercare le vere verità e i veri responsabili. Certo, no, immagino. E che cosa avete in programma adesso? Su cui vi possiamo sostenere, non lo so, insomma, diteci. Ma a breve ci sarà un'altra manifestazione o comunque dislocate sul territorio atti di visibilità in cui cercheremo di nuovo di trasmettere la nostra sofferenza. E faremo un'assemblea comunque territoriale qua in Liguria, faremo altre assemblee territoriali in tutto il paese e cercheremo di nuovo di raccogliere quelle che sono le volontà della base e dei lavoratori. No, questo è chiaro. Comunque ci teniamo aggiornati in qualche modo, non lo so, insomma, magari ci possiamo scambiare anche dei contatti se volete. Certo. E quindi andiamo avanti. Adesso se si deposita questo disegno di legge potrebbe essere anche l'occasione, il calendario di luglio, per riuscire anche a cominciare a calendarizzarla. E poi dobbiamo trovare il consenso intorno a questo disegno di legge, che è una strada, come dicevo,
Un'altra potrebbe essere già un emendamento che ci permette di viaggiare più velocemente, cioè non richiede la calendarizzazione in aula, poi dobbiamo aspettare che l'approvi una Camera o un'altra. Di solito gli emendamenti ai decreti viaggiano nell'ambito dei 60 giorni, quindi se c'è la volontà si ottiene il risultato, se non c'è la volontà non si ottiene il risultato, almeno ci si mette un po' alla prova. E poi, come dicevi, ci possiamo dare il tu, come dicevi tu, insomma, pressione sui cittadini e quindi sulla politica, perché se poi si crea consenso intorno a un tema, tra l'altro poi mi pare che siete il corpo più con più consenso in Italia, no? Sì. tra quello che è ritenuto il comparto sicurezza, soccorso e difesa, i vigili del fuoco sono quelli che vincono sempre nei sondaggi, per quello che so io, quindi c'è un ampio consenso nei vostri riguardi. E poi vedere di risolvere del tutto questa questione della chiamata, cioè questa questione del discontinuo. Il discorso, poi, tra l'altro, che volevo anche trasmettere è questo: dopo 3 giorni di alluvione abbiamo avuto 400 chiamate in coda dei cittadini genovesi, anche proprio su come vengono messe in atto le disposizioni, cioè non abbiamo nessun tipo di prevenzione in caso di allerta meteo, veramente il cittadino deve sapere queste cose qua, non sa neanche da quante squadre sono formate, quante persone sono formate le squadre, perché comunque loro, il risultato è quello di vedere sfrecciare un camion rosso da una parte all'altra della città, però è una realtà veramente avvilente da quel punto di vista lì, non abbiamo neanche le risorse per poter permetterci di attivare un sistema preventivo in caso di allerta meteo 2 in una città come quella di Genova. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che il cittadino spera che nel caso di allerta meteo 2 non succeda niente, che non ci siano dei corpi di qualche suo vicino che galleggia nell'acqua. In tutto questo però c'è anche da fare una piccola parentesi. Siamo l'unica organizzazione sindacale che non ha firmato il riordino. Cioè c'è anche da aprire un pochettino di dibattito con le altre forze sindacali. Cioè, perché sembra che qua veramente i diritti dei lavoratori vengano dimenticati. Sono tutti in concertazione, in parallelo, e continuano a essere allineati e coperti con quello che sono i diktat del governo e della nostra amministrazione. Bisogna che anche comunque i lavoratori si sveglino un attimo e capiscano un attimino qual è il loro ruolo e da che parte stare, perché questi sono i risultati di anni di concertazione che ci hanno portato al fallimento. Certo, assolutamente, anche perché qua c'è sempre la stessa questione, si gioca anche a dividere le sigle oppure a portare da una parte e dall'altra i vari rappresentanti dei lavoratori di un determinato ambito per riuscire in qualche modo a non rendere una minaccia quella protesta, perché questo poi è quello che succede sempre. E questo vale qui, ma ovunque andiamo, nelle aziende e così via, ci sono sempre sigle sindacali che vanno in direzioni differenti e questo fa gioco, no? Molto spesso. Sembra una cosa creata ad hoc. Dividere i lavoratori, perciò. Beh, sulla questione, quando c'è stata qui l'alluvione, voi avevate delle squadre che sono state implementate di quanto? Ve lo spiego subito. Allora, quando c'è stata l'allerta meteo non c'è stata nessuna azione preventiva. Non c'è stato raddoppiamento dei turni nell'immediato. Noi abbiamo un sistema che 10-15 anni fa io immaginavo sempre, sentivo sulla pelle che i vigili del fuoco erano una macchina veramente da guerra, autonoma, che potevamo andare nel deserto del Sahara senza problemi e essere autonomi. Oggi veramente ne avevamo bisogno di qualsiasi cosa, perché non abbiamo più le risorse per poter affrontare questo. Il raddoppiamento dei turni nell'immediato, secondo la nostra organizzazione sindacale, ma secondo, se lo chiedo a mia figlia che ha 10 anni, mi risponde la stessa cosa. Cioè, il raddoppiamento dei turni su un territorio particolare come quello di Genova, ma su tutto il territorio, vorrebbe dire che abbiamo un raddoppiamento del personale di gente che abita in loco, che conosce la bottegaia, che conosce il negoziante, che conosce chiunque. Quindi sulla cittadinanza abbiamo una risposta immediata. Invece questo non viene attuato solo per una questione burocratica basata sul risparmio. Cioè, spending review non è, cioè la gente deve sapere che il pubblico impiego, non è che eliminando la spesa nel pubblico impiego l'Italia migliora, perché il pubblico impiego... Ma soprattutto questo è l'ultimo settore del pubblico impiego dove andare a mettere mano. Sì, ma io mi sento comunque appartenente comunque a un sistema che deve dare un servizio al cittadino. Certo. E allora io dico, riprendiamoci i servizi che abbiamo esternalizzato, la gente non lo sa, ma esternalizzando i servizi che prima c'erano nei vigili del fuoco, abbiamo triplicato le spese con un servizio scadente, abbiamo praticamente accettato quello che è la schiavitù lavoratrice, perché sono subentrate cooperative dove prima ci lavoravano 4 persone, ce ne lavorano 2 con un servizio scadente, e il risultato è che non abbiamo più soldi da poter dare alle servizi esterni, e ora addirittura ci stanno dicendo, se sul camion si rompe il cambio, mettetelo da parte.
perché non abbiamo più soldi per poterlo aggiustare, utilizzate delle altre cose. E questo è quello che sta succedendo. Ma alcuni di voi sono stati spostati verso Milano? Noi siamo i nomadi del soccorso, ok? Cioè, sembra, io mi ricordo sempre quell'immagine di Fantozzi quando aveva tutti i cavi dentro l'ufficio che le sagome giravano. Sì. E quello è il ruolo dei vigili del fuoco. Io vengo a lavorare stasera qua con la mafia Reggetta, se scoppia un terremoto da una parte saluto la mia famiglia e vado via una settimana. Per l'amor di Dio, io sono pronto a fare qualsiasi cosa. Su mezzo magari di 25 anni, certo. Sono un padre di famiglia con una figlia che mi aspetta a casa e quindi dico comunque questo è il risultato di quelle che sono state le politiche sbagliate per decenni e comunque siamo alla fine. Ma nei lavoratori tu vedi comunque una, diciamo, anche certa ribellione ad alcune magari pratiche sindacali che vi hanno portato fino a qui? Il vento sta cambiando. Anche dentro, sì. Non solo tra le persone fuori? No, il anche vento dentro. Sta cambiando. Ok. Sta cambiando. È che è un processo molto particolare, nel senso che poi comunque soprattutto qua a Genova dove c'è ancora un concetto politico, dove c'è ancora determinati cose storiche, dove magari ad esempio la CGIL che ha sempre sì. battuto cassa negli anni 70, che ha fatto un lavoro egregio, oggi secondo me è un sindacato comunque che non risponde più a quello che è. E c'è un cambio generazionale anche comunque. Noi diciamo sempre che la delega non esiste, cioè ognuno deve fare il suo compito. Su questo la pensiamo uguale, insomma. Siamo in linea. Il concetto del fatto di che si è delegato e ci si è affidato troppo abituato. E si è controllato anche poco, no? Perché poi il concetto di delega ti porta a non controllare che cosa sta facendo il tuo rappresentante. Non leggere neanche più il documento. Assolutamente. Noi ci rendiamo conto che ultimamente vediamo che i colleghi sono sempre più attenti alle problematiche che vivono e quindi i documenti che scriviamo poi comunque vengono, però è anche vero che per anni non erano a conoscenza delle, alcuni oggi dopo un anno hanno capito che forse c'è un riordino, ma il riordino l'hanno firmato un anno fa. Cioè come si può non conoscere un riordino del proprio posto di lavoro, cioè che prevede chiusura di staccamenti, diminuzione di personale, allungamento dell'età pensionabile, non si parla di adeguamento contrattuale che è fermo dal 2008, cioè ci sono tutta una serie di cose che comunque un lavoratore deve sapere, non può non sapere. Ma il riordino fu firmato sotto sempre Alfano? Sì, era sì. sempre Alfano, no? Sì, sì, però sì, era sì, del governo precedente praticamente, sì, non c'era ancora il re. Sono tanti sì. anni che è in balia del... È in balia. Iniziano però a esserci più effetti, insomma i precari oggi ce l'abbiamo, loro certo. sono i figli di quello che è l'effetto del... Ma l'esempio è il nuovo regolamento che vogliono attuare, che quello hanno cambiato al praticamente trasformare i discontinui, o ex precari li chiamerei, sì. in volontari. Volontari e quindi volontario senza nessun rapporto lavorativo, cioè quindi trasformiamo il precario, il disoccupato in volontario, quindi di fatto è ancora peggio. È peggio perché neanche riconosco più il precariato. La nostra paura è che quella del volontario è quella di eliminare il discontinuo, creare una nuova figura di precario, utilizzare delle cooperative per farlo uscire dalla porta e farlo rientrare dalla finestra. Cioè torniamo un po' a quello che era l'origine vostra, no? Cioè il fatto che non esisteva il corpo dei vigili del fuoco, ma c'erano organizzazioni che si improvvisavano prima del 41. Prima del 41, sì, no? Sì, sì. Vogliono tornare. Erano comunali. Ed erano comunali. Però vabbè, lì un'altra storia. Cioè, non è una cosa buona. No, poi se siamo arrivati a un certo punto in cui si è organizzato il corpo e lo si è reso statale, direi ci sarà anche un peggio, perché il fatto di creare cooperative che quindi vanno a sostituire quello che prima comunque uno Stato ti dava, vuol dire sottopagare la persona, certo. perché è il senso della cooperativa? Se istituisci una cooperativa riconosci il fatto che quella figura ti serve, e allora se ti serve perché la devi privatizzare, la devi eliminare per poi inserire? Cioè se una cosa non serve non servirà mai più. Se invece la vuoi trasformare vuol dire che c'è dietro, cioè vuol dire sicuramente non è... Poi comunque il soccorso deve essere come punto fondamentale quello che deve essere eseguito da chi lo fa quotidianamente. No. Nessuno ci deve improvvisare a fare niente. Ma no, anche perché voi poi siete squadre. Sinceramente no? Cioè, devo dire nella... la verità. Personalmente, questa è una cosa personale, esula da quello che è la figura del sindacalista, eccetera. C'è il lavoro del vigile del fuoco, non c'è nessun libro che te lo spiega. Appunto.
Cioè, è un'università a lunga scadenza, dopo 10-15 anni che fai questo lavoro, sai. Molti colleghi vostri mi dicevano anche che a volte arriva una persona che non si conosce nella squadra, che deve guidare anche il camion, no? L'autobus. E in quel caso pure è una questione di fiducia, è una questione di fare squadra insieme. Infatti il concetto di squadra nasce proprio quello, perché in un intervento, e gli interventi qui ne abbiamo fatti anche gravi, cioè dalla torre piuttosto che un incendio di un certo tipo, e c'è proprio un rapporto di fiducia, sapere quello fin dove sai arrivare te, dove so arrivare io, perché lì si tratta proprio, cioè la mia vita è legata alla tua, cioè non è e non possiamo improvvisare, va bene, ok, non andiamo a spegnere il cestino oppure a calarci da chissà dal murettino, qui a volte cioè è proprio basato sull'esperienza, e l'esperienza non può essere data in mano a un concetto di volontariato così giochiamo, cioè qui a me sembra che più l'amministrazione abbia intenzione. Ci si forma attraverso un corso online, no? C'è cioè un percorso di un corso online, che... cioè non è uno scherzo sta roba. Ma io non voglio offendere nessuno, però no, magari ma c'è uno che ha 20 anni di esperienza e un altro si deve fare il corso online. Che... Allora, l'obiettivo principale è il risultato Io dico sempre che l'obiettivo principale è il risultato che deve essere fatto. Quindi dico che il risultato è automatico quando si fanno certe scelte. Il risultato per forza. Vorrei ribadire un concetto, cioè che noi prestiamo un soccorso tecnico urgente, quindi tecnico urgente, vuol dire che prestiamo un servizio tecnico che quindi prevede anche una conoscenza tecnica di tante materie, infatti poi c'è una formazione interna urgente, quindi nell'immediatezza del pericolo. Quindi non è che poi uno con calma va a fare una perizia, eccetera. Tu in quel momento devi prestare un soccorso tecnico, perché si tratta dal soccorso sanitario piuttosto che di altro genere, è urgente perché devi salvare la persona. Questo è, e non può essere improvvisato. Questo è il concetto, non è molto semplice. È un'antonomasia proprio, un soccorso che non può essere improvvisato. Ok, grazie.